sono sulla Suzuki Swift e sto andando a prendere Cippa, perché abbiamo deciso che, visto che mancano 2 giorni a Natale, fa un freddo becco, ci sono 3 gradi e l'asfalto sarà sicuramente nelle peggiori condizioni per girare in pista, abbiamo deciso di appunto andare a girare, e quindi porteremo la Suzuchina al suo esordio sul tracciato di Castelletto di Branduzzo. In realtà anch'io non ho una grande esperienza di guida in pista con le quattro ruote, mi è capitato solo un paio di volte con una Abarth 124 e con una Alfa Giulia quadrifoglio, e niente, per cui ci sarà da divertirsi. Sto aspettando Cippa, nel mentre mi sono reso conto di aver lasciato il telo per i cani dietro, ma chi se ne frega, sicuro ci distingueremo in pista, saremo gli unici a montarlo. La macchina ve la faccio vedere in un altro video, che in realtà uscirà prima di questo e devo ancora girarlo, perché adesso fa veramente schifo, è tutta piena di peli di cane e polvere. Quindi ve la farò vedere bella pulita e vi farò vedere tutto quello che monta, che equipaggia nei dettagli. E anzi, vi lascio qui il link in descrizione per andarvi a vedere il video che devo ancora fare. Stop. Fermi tutti. Non andrà come vi ho appena detto, perché spoiler dal futuro, la macchina l'ho venduta. E quindi vi racconto adesso com'era, cosa montava, eccetera, ma non ci sarà un successivo video. La macchina era una Suzuki Swift Sport, l'ultimo modello prima della ibridizzazione, quando poi appunto ha preso un po' di peso e ha perso un po' di cavalli. Questa era ancora quella che usciva di serie con 140 cavalli, montava uno scarico completo con un terminale con un diametro veramente arrogante, ci passava un gomito, e centralina rimappata, filtro, valvola pop-off, per un totale di circa 185 cavalli, dico circa perché sono stimati, non li abbiamo provati al banco, ma verosimilmente. La cosa interessante era il rapporto peso-potenza, perché questi 185 cavalli erano erogati su una macchina che pesava 960 kg. Rispetto poi alla... come vedete nella prima inquadratura del video, quando la macchina esce dal garage, lì vedete già anche le Nankang semi-slick come pneumatici. La macchina era super divertente, di quelle che se parti da fermo prima, seconda, terza, le gomme girano senza muovere la macchina, perché essendo una trazione anteriore così leggera faceva abbastanza fatica a mettere a terra la potenza. Però la macchina era inchiodata a terra, veramente non mi sarei mai aspettato di divertirmi così tanto con una city car. E che dire, niente, l'ho venduta non per problemi o incidenti, per fortuna, ma mi piace cambiare macchina abbastanza frequentemente, quindi adesso ho un nuovo proprietario sempre qui nella zona. E nient'altro, buona visione. Buongiorno. Che presenza su strada. Come stai? Bene, alla grande. Ho deciso che forse faremo un vlog di questa cosa. Che onore. Che onore. Pausa 108 anni, mi ero dimenticato di farvelo vedere, ma il buon Cippa me l'ha ricordato. €30 basteranno? 15 litri? Madonna, immagino che si basta. Ok.
Allora, siamo di ritorno da Castelletto di Branduzzo dopo il nostro turno in pista. Ingegnere, dica lei, faccia un resoconto dell'esperienza. Secondo me la macchina è sorprendente. La macchina è davvero sorprendente, non si è mossa di un millimetro, c'ha il suo filo di sottosterzo, è anteriore, il setup comunque stradale, l'assetto è stradale, ma è stata davvero sorprendente. Gran motore, perfetto per la pista corta così, è andata alla grande. Sì, in effetti dicevamo prima, è incredibile pensare come in una pista così stretta ci possano girare dei Ferrari 458 e compagnia varia, perché è veramente piccola, cioè non è una pista magari da kart, ma non è sicuramente una pista da super kart. Quelle macchine là sono sprecate, cioè con più di 300 cavalli può andare bene giusto per metterla di traverso con la potenza di quella pista. E infatti oggi in pista c'erano un sacco, cioè non in pista eravamo gli unici, infatti possiamo dire di essere stati più veloci in pista. Assolutamente, non ci siamo fatti passare da nessuno. No, nessuno. E c'erano un sacco di macchine da drift che avevano già finito di girare, stavano ripartendo. L'unica cosa che non mi è piaciuta di questa Swift è lo sterzo. L'avrei preferito un po' più reattivo, un po' più diretto, perché mi trovavo in uscita di curva dai curvoni larghi con la macchina che allargava e io con le mani incrociate, tutto sterzato, quindi io ero al limite dello sterzo per come bisogna tenere il volante in pista. E invece la macchina non era assolutamente, cioè ci volevano due giri di volante per fare le curve strette, e se devi pensare anche di frenare, cambiare eccetera, insomma un po' un pasticcio. Poi io sicuramente non sono un grande esperto della guida in pista, della guida sportiva su quattro ruote, però è sicuramente un limite della macchina che ho notato. Quindi dritti in officina a far sistemare la scatola dell'idroguida. Ah, si può fare? Ma forse si può fare. Figata. Allora ci informeremo, sì, e vi terremo aggiornati sui prossimi step evolutivi di questa macchina. Sicuramente cambiando una scatola dell'idroguida, sì, poi c'è da vedere che disponibilità ci sono per la Swift, i costi e tutto quanto, però nulla è impossibile, perché no? Ci sta. Le gomme in realtà che volevamo finire per mettere le Nankan, non è che si siano demolite. No, non sono finite. Complice anche probabilmente la temperatura bassa, 3 gradi, quindi hanno fatto un po' di pirulini. Pirulino è il linguaggio tecnico. Ma come si dice? Graining. Ok, graining. Graining, vabbè. Ah, dovete sapere che, perché Cipa non l'ho introdotto, ma Cipa è un ingegnere meccanico. Sì, con telemetrista. Ok, con specializzazione in telemetria e assetti. In telemetria e assetti, per cui è una persona che può parlare in questo caso. E quindi le gomme non le abbiamo demolite, la macchina super divertente, è un mega go-kart, non l'abbiamo demolita, quindi grande risultato. E direi che possiamo ritenerci soddisfatti. Ci sarà un seguito? Esatto, adesso devo guidare nel traffico, quindi vi saluto. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, mettete il follow e vi lascio anche il canale di Cipatron che fa i viaggi in Vespa in descrizione, per cui se vi piacciono le Vespe andate a dare un'occhiata. Yes. Alla prossima.